Mattinata agitata in aula alla Camera dopo la seduta già agitata di ieri dalle proteste del Movimento 5 Stelle che rivendica l'occupazione dei banchi del governo. Prego. Volevo precisare che anche io ero tra i banchi del governo. Oggi il Movimento 5 Stelle è protagonista di un alterco con la Presidente della Camera Laura Boldrini, Parlamento illegittimo dopo la sentenza della Consulta e la linea dei grillini, che chiedono la convocazione di una capigruppo per mettere la legge elettorale con il ritorno al Mattarellum subito in agenda. Bisognava sospendere i lavori perché dopo le dichiarazioni della Corte Costituzionale abbiamo ben chiaro che questo Parlamento è illegittimo in toto, dovremmo dimetterci tutti. In aula la Presidente reagisce alle accuse di aver negato la convocazione della capigruppo. Avevo detto a Villarosa di sentire gli altri gruppi, il vostro è solo un pretesto per fare confusione. Convocare ad Horas una conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari che lei mi ha categoricamente negato. Ed è questa la prima dichiarazione, la prima affermazione falsa. Dai banchi del PD scatta la difesa della Boldrini che viene anche invitata quest'aula. A tenere un atteggiamento più fermo. Quindi la invito a essere più severa nel richiamo a colleghi che in quest'aula si permettono di insultare la terza carica dello Stato. Allora se voi consentite di poter continuare con ordine, sì, no, non c'è da minacciare nulla. Alla fine i deputati del Movimento 5 Stelle escono dall'aula per protesta, una serie che continuerà, siamo solo alla prima puntata. Il suo intervento. Sì, in base alle norme della Costituzione italiana, Costituzione che noi vorremmo cambiare